Allora, non è la formazione della Bermeviola, perché ci sono tre intrusi, addirittura uno fuori peso, quindi non potrebbe giocare. Due sono veri Bermeviola, gli altri però sono un po', come dire, il retroscena è indispensabile ed essenziale. Allora, incominciamo con il signor Banti, al quale chiediamo cosa è cambiato qualcosa in questi giorni dopo il matrimonio, dopo che praticamente il veicolo Viola ha ulteriormente rafforzato la vostra immagine. Ma non c'è dubbio che la Viola, naturalmente, per la storia che rappresenta, per la squadra che ha messo in campo, per lo sforzo che hanno fatto i nuovi organizzatori, insomma, i nuovi dirigenti della Viola, hanno determinato un salto anche di qualità per quanto concerne il Bermè. Noi siamo gli sponsor ufficiali del Bermè e abbiamo alle spalle questa grande squadra che vedrete nel corso del campionato, che si caratterizzerà come una delle più forti squadre d'Italia. A livello, passo davanti, scusami Rullo, a livello di immagine, ma anche a livello di... c'è un matrimonio anche Trentino-Calabria qui. Eh sì, abbiamo questo matrimonio Trentino-Calabria, siamo qua proprio all'Expo nella piazzetta Trentino, abbiamo le torri del Violet e io ho qua queste due torri della Bermeviola che mi fanno da contorno. E ne manca una di torre che avremmo dovuto cambiare completamente l'assetto. Quella arriverà più avanti. Diciamo che c'è, come dire, la soddisfazione di aiutare una squadra di basket, ma anche di unire due lembi così lontani e anche diversi fra di loro, perché l'Italia è bella perché è diversa. Eh sì, l'Italia è bella che è diversa, siamo 1400 km di distanza, proviamo a unirla con un prodotto che mette in risalto le due primizie delle nostre terre, il bergamotto e la mela, e che fa un succo, il Bermè, che è delizioso, e speriamo che questa unione sia proficua per entrambi. Ok, direttore Barbera, Che cosa ha annusato di diverso lei dopo il matrimonio con la Viola? Ma senza ombra di dubbio, come ha detto il direttore del marketing Alessio Vulcan, abbiamo questa unione tra nord e sud, è una cosa molto bella, molto particolare, che come diceva il signor... Non consueta, e come diceva appunto il signor Nino Manti, che è l'inventore appunto del Bermè, siamo riusciti a fare quello che il governo italiano non ha fatto, unire il nord e il sud. L'aveva fatto Garibaldi. L'aveva fatto Garibaldi, ma tanti anni fa, e ne è passata di acqua sotto i ponti, ne è passata parecchia. Siamo orgogliosi di questa squadra che stiamo sponsorizzando, che la Dolomiti Fruit sta sponsorizzando, e siamo sicuri che farà bene, visto anche il target che è stato prefissato di raggiungere. Perfetto, allora, visto che farà bene, noi adesso eliminiamo le riserve e entriamo a parlare con i due giocatori, Rullo e Lupusor. Io ci ho un po' pensato prima di dire, ma insomma, vogliamo parlare della partita di ieri sera? No, bella vittoria, recupero subito di intensità. Ma io ho fatto una riflessione, innanzitutto sul nome di Rullo. Sono andato a guardare il vocabolario stamattina. Rullo è una cosa che asfalta, e allora mi sono detto, ho capito perché il buon Condello si è tanto preoccupato di Rullo, perché asfalta. E ieri sera ti ho visto fare un po' di asfalti in quel di Urbania. C'è una corrispondenza reale tra il tuo giocare e il tuo cognome? Non credo, però sono contento che tu abbia trovato questa particolarità. Senti, ho visto naturalmente Veroli, Teramo, Cantù, vediamo se me le ricordo tutte, Veroli, Teramo, Cantù, Casal Pusterlengo, Treviso, Siena, e ho pensato che di strade veramente ne hai dovuto asfaltare tante. Tu hai già... ti sei fatto un'idea di cosa c'è di diverso a Reggio, ma no, non diplomaticamente, anche se lì c'è il vicepresidente, facciamo finta che non ci sia. C'è di diverso che è una città molto bella, c'è sempre il sole, si vive bene, questa è una cosa che aiuta a star bene chi deve starci per giocare a basket, che pur se è una cosa bellissima, comunque alla fine per noi è un lavoro, quindi farlo in un posto bello dove si vive bene, la gente è sempre sorridente, e c'è sempre un bel clima, aiuta senz'altro.
Senti, un'ultima considerazione. In questa società si può parlare, i giocatori sono autorizzati a parlare male solo del vicepresidente, te l'hanno già detto? Sì, sì, mi avevano già informato. Però. Perché di Giovanni parlare male non si può, perché in inglese si dice finisce a schifio. Di Condello neanche a parlarne, quindi quando vuoi dire le cose non vanno bene, qui c'è Monastero, dici Monastero, porca miseria. No, comunque adesso un momento, vogliamo rendere un po' lieta la cosa, ma voglio dire, l'importanza di ieri sera? Ah, era una partita importante, volevamo comunque subito vincere e far vedere che siamo in grado di giocare bene insieme. Siamo due giocatori nuovi, sappiamo che la società ha fatto degli sforzi enormi per costruire una squadra del genere. Sappiamo che ci vuole pazienza per arrivare al massimo delle nostre possibilità, ma siamo sulla buona strada. Ieri sera penso che abbiamo iniziato a farlo vedere. Grazie. Allora, dal rullo al lupo. Il lupo ieri è entrato e due o tre belle azzannate le ha date subito, tanto per far capire di che cosa stavamo parlando. Sì, so che quest'anno la squadra è composta da giocatori che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana, quindi nei pochi minuti che il coach mi dà fino ad ora cerco di farmi trovare pronto e di guadagnarmi maggior minutaggio per tutto il resto del campionato. Anche tu sei informato che di Raffaella si può parlare male? No, guarda che lui si vendica poi, perché vi fa arrivare tardi all'aeroporto, quindi mettiti alla guida tu. No, adesso a parte le battute c'è il buffetto affettuoso. Senti, anche tu convieni sul fatto che ieri sera, come dire, come messaggio che andava dato a partire dal pubblico era importante vincere? Sì, volevamo subito riscattarci per la prima sconfitta in casa. Abbiamo dimostrato che siamo ancora la squadra tra le squadre favorite per la vincere il campionato, quindi ora tocca a noi lavorare duro per tutta la settimana e andare a caccia di un'altra vittoria. Va bene, adesso sta per iniziare un coro trentino, qui siamo nella casa del Trentino per cui ci fermiamo, ma siamo felici di essere da calabresi, un po' io residente al nord, comunque marchio di Calabria, e ascoltiamo la voce del coro trentino.